Ciao a tutte ragazze, allora oggi sono qua per un video che mi è stato richiesto da alcune ragazze, che è il video su i rossetti dupe della MAC. Quindi ho praticamente preso i rossetti della MAC che ho, che potete vedere in un video. Ho fatto un video apposta sui rossetti MAC, nonostante adesso ne abbia qualcuno in più rispetto a quel video lì, ma comunque adesso li vedrete. Quindi ho preso ogni singolo rossetto MAC e ho cercato di trovare dei rossetti che fossero simili il più possibile a quello della MAC. Allora, inizio subito perché ce ne sono un po'. Allora, inizio con questo qua, che è l'Odyssey, che è un Frost. Allora, ci sono colori con i quali ho avuto qualche difficoltà nel poter trovare un colore simile, e questo qua è uno di questi. Allora, il colore è questo, che è questo color marroncino violaceo. Adesso vi faccio vedere, ve lo metto qua. È un frost, quindi non ha moltissimo pigmento, cioè colora ma rimane comunque molto sheer, non è colore pieno. Adesso vi faccio vedere, allora, di questo, con questo rossetto qua ho trovato tre rossetti simili, ma non praticamente identici. Allora, il primo è uno della Pupa, che è della linea Pupa Volume, del 200. Spero riuscite a vederlo, il numerino è piccolissimo qua. Il colore è questo marroncino nude, ma non è proprio similissimo. Si avvicina molto alla lontana, cioè sempre parte della categoria marroncini, ma comunque, come vedete, non è proprio uguale. Poi c'è questo, che è della Sleek, è della linea matte ed si chiama Vamp numero 786. Questo qua considerate che è un matte, quindi già il finish è completamente differente da quello della MAC, ma comunque il colore, come vedete, allora quello della MAC è quello sopra, ma il colore super giù, forse questo qua è leggermente più scuro, ma diciamo che questo già si avvicina leggermente di più rispetto a quello della Pupa. E poi ce n'è uno della Essence, della linea dei rossetti vecchia, non della collezione nuova, che è il numero 41 Femme Fatale. Questo, e il finish è super giù lo stesso, cioè non proprio uguale, ma cioè quello della Essence è leggermente più sheer ancora di quello della MAC, però come vedete questo qua è quello della Essence, questo è quello della MAC, ma il colore super giù è questo. Forse mischiando questo con questo verrebbe, diciamo, quel colore lì. Diciamo che quello della Pupa praticamente non c'entra niente, si può dire, non so per quale motivo io l'abbia messo, però prima mentre li guardavo, mentre provavo, forse la luce era un'altra, adesso però da qua vedo che è completamente diverso. Comunque, teniamo a mente questi due. Questo qua è della linea Cream Sheen della MAC e si chiama Speak Louder. Ed è questo bellissimo fucsia, bellissimo, ed è, allora, per questo fucsia, anche con questo c'è stato un po' di problema, però ne ho messi due simili. Il primo è questo qua della Essence, della linea Stay Matte, di questi, diciamo, lip cream, li chiama Stay Matte, quindi completamente matte, ed è il numero 02 Smooth Berry. Il colore, vedete, è questo, cioè adesso lo faccio vedere vicino. Allora, quello della Essence ha forse una punta leggermente più scura, ma proprio leggermente, ed è forse un colore più pieno, essendo comunque un matte, cioè essendo comunque un rossetto in teoria matte, ma alla fine il finish non è proprio matte perché è un po' lucido,
mentre quello della MAC è un cream sheen, quindi rimane comunque cremoso con un finish abbastanza molto più lucido rispetto a quello della Essence, però super giù siamo lì. E poi l'altro che ho pensato potesse andare bene, dov'è? È questo qua, il numero 01 della linea nuova dei rossetti della Essence, che è il Coral Calling. Forse ha una punta un po' troppo di corallo questo qua, rispetto a quello della MAC. Su, dai, metti a fuoco. Ok, questo qua. Ma comunque vi faccio vedere. È forse un pochettino più pescato rispetto a quello della MAC, però forse quello della Essence è più simile. Ma come finish siamo... cioè, scusatemi, sì, questo è sempre quello della Essence, ma il Stay Matte. Diciamo che questo qua, il rossettino della linea permanente, nuova, della nuova collezione permanente di Essence, come finish è simile a quello della MAC rispetto a questo qua. Però il colore forse ci azzecca di più questo, ma rimane comunque in un rossetto comunque difficile da poter trovare un dupe, perché è un fucsia... cioè, fra tutti i rossetti che ho, ho trovato difficoltà. È un altro di quei rossetti che ho trovato difficoltà. E credetemi che ho trovato più rossetti nei quali ho trovato difficoltà rispetto a quelli in cui ho detto, oddio, questo qua è simile. Cioè, è molto difficile trovare dei dupe, dei rossetti MAC. Forse anche per questo che il video è molto richiesto, ma... perché comunque magari uno spera sempre di poter spendere di meno, no? Comunque, altro rossetto è questo qua, che è della linea Luster, quindi... sempre una linea sheer della MAC, ed è Sweetie. Che è questo colore qua. Adesso, come vedete, è molto sheer, cioè bisogna comunque passarci sopra un po' di volte. E di questo rossetto qua ne ho trovati due. Uno e l'ho sempre della Essence, ho praticamente quasi trovato tutti della Essence, sempre della linea della collezione nuova dei rossetti, il numero 07 Natural Beauty, che è questo rosino qua. Adesso vi faccio vedere, vedete, forse quello della MAC è ancora più sheer rispetto a quello della Essence, ma comunque il colore super giù è quello. E poi un altro è uno della Kiko, di questi rossettini così, adesso non mi ricordo come si chiamano, forse gli Smart Lipstick, non mi ricordo, comunque di quelli così molto molto cremosi, idratanti, ma allo stesso tempo abbastanza pigmentati. E questo qua è il numero 813, questo rossettino qua. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, questo forse è leggermente più scuro, ma il finish è quello, cioè rispetto a quello della MAC il finish è quello. Forse quello della Essence, che è leggermente più chiaro, ci si avvicina di più. In questo qua ho avuto molti molti problemi, cioè si può dire che praticamente non sono riuscita a trovare un rossetto dupe, ma vi faccio vedere quello che secondo me si avvicina molto alla lontana, ma si avvicina, perché questo qua è un rossetto molto particolare della MAC, è praticamente è unico, si può dire che sia quasi unico, ed è il Candy Yum Yum della linea Matte, che è questo fucsia spettacolare. Allora, è veramente questo fucsia fluo bellissimo. Allora, i rossetti che si avvicinano un po' di più sono sempre due della... allora, come finish, no, cioè il finish, questo qua è matte, questi due rossetti che ho trovato non sono matte, sono linea cream. Però il colore è quello, cioè super giù è quello, cambia semplicemente il finish. E sono numero 08 e numero 10 della linea, sempre dei rossetti Essence, quella nuova. 08 che si chiama Color Crush, e 10 Cotton Candy.
questo è il numero 08, che sono due fucsia praticamente. Uno un pochettino più scuro, l'altro un pochettino più chiaro. Allora, sono questi qua. Allora, questo qua è lo 08, questo qua è il 10. Però il finish è completamente diverso, cioè vedete, questo qua è matte, mentre questi due sono molto cream. Ma comunque, il colore, comunque, questi qua. Un colore della macchina, della quale sono molto soddisfatta, nel senso che sono riuscita. Questo che rimane come una tinta, guardate, cioè non va via con la salvietta, non va via, e anche sulle labbra così, infatti è fantastico. Un rossetto, dicevo, della quale sono molto soddisfatta del dupe che ho trovato, perché praticamente ho trovato un rossetto identico, identico, e il Please Me, sempre della linea matte, che è questo colore bellissimo. Questo qua, questo rosa nude, fantastico. Allora, ve lo metto dove non c'è la macchia dell'altro rossetto. Allora, il colore è questo. Molto molto pieno. E il rossetto dupe, che è praticamente identico a questo qua, è uno della Sephora, della linea matte, quindi anche questo è matte, del numero 02, che non so se riuscirete mai a vedere perché è scritto veramente piccolissimo. Scritto qua piccolissimo. Ed è questo. Adesso ve lo metto a confronto, cioè secondo me sono identici. Questo qua è quello della Sephora. Se proprio dobbiamo trovare una piccolissima differenza, che forse qua c'è leggermente una punta più di rosa, un pochettino più rosa, mentre qua un pochettino più sul nude, ma cioè, scusatemi, sono identici. Questo qua. Quindi numero 02 della Sephora, della linea matte, di questa linea dei rossettini che non so come si chiami, comunque c'è scritto matte. Ok, altro rossetto. È il famosissimo Ruby Woo, sempre della linea matte, ed è il rosso per eccellenza. Questo. Adesso proverò a metterlo, sapete che è durissimo questo rossetto da qua. E il rossetto dupe che sono riuscita a trovare è uno della Rimmel, della linea di Kate Moss, ed è il numero 111 Kiss of Life. Sempre un rosso. Adesso ve lo metterò qua sotto. È sicuramente molto più confortevole, nel senso da applicare, rispetto al Ruby Woo, che invece è molto duro, molto secco. Però il rosso è praticamente super giù identico. Forse quello della Rimmel è leggermente più caldo rispetto a quello della MAC, ma il rosso vedete che è praticamente, cioè, è molto molto simile. Questo qua è leggermente più cremoso rispetto a questo. Forse è questo che potrei in inganno. Vedete che è più, è anche, sembra anche più pieno, perché comunque si riesce ad applicare meglio rispetto a quello della MAC, invece è molto duro, molto secco, ma il rosso è praticamente identico. Up the Amp. Allora, anche di questo ho trovato molta difficoltà. Cioè, anche per questo rossetto qua ho trovato molta difficoltà a trovare un dupe della linea Amplified, ed è questo rossetto sul viola, bellissimo anche questo. E adesso vi farò vedere quello che sono riuscita a trovare, ma molto alla lontana purtroppo. Allora, sono tre rossetti, cioè due rossetti e un lip gloss. Allora, il primo è sempre un rossetto della linea della Essence, quella nuova, del numero 09 Wild Berries. Come vedete, il viola è, cioè, da qua sembrano praticamente quasi identici, super giù. Adesso lo faccio vedere applicato. Questo qua ha forse più blu rispetto a questo, che rimane più sul viola rosa, però più o meno questo. Poi un altro è della Debbie, ed è il numero 36 Posh Violet.
di dei rossettini piccolini della Debbie. Adesso vi faccio vedere se sono messo fuoco. Ok, questi qua, il colore è questo. Adesso vi faccio vedere questo qua. Solo che, come vedete, qua c'è sempre una punta di blu all'interno di quello della MAC, mentre qua c'è più rosso, questo rimane più sul rosa. Cioè, come vedete, non è... Dal boccettino magari sembrano simili, e invece poi, una volta applicati, no. E poi ho inserito anche un lip gloss, nonostante non sia la stessa cosa di un rossetto, ma super giù il colore si avvicina, ed è un lip gloss della Sleek, questo qua, ed è il numero 972 Pump It Up. Adesso proverò a farvelo vedere. È uno di quei lip gloss che però sono non sono proprio così trasparenti, ma rilasciano del colore, vedete questo qua, questo. Che, cioè, no, nel senso che sono dei colori che si avvicinano, ma proprio si avvicinano, però non ci azzeccano molto con quello della MAC. Forse l'unico un pochettino che si azzecca di più è questo qua della Essence, il numero 09, gli altri due un po' meno. Ma vedete, non è facile, cioè, ci ho provato, ci ho passato un bel po' di tempo nel cercare, ma con tutti i rossetti che ho è stato difficile comunque poter trovare dei dupe. Altro rossetto è anche questo qua famosissimo, l'Impassionate, e anche con questo ho trovato difficoltà. Sempre della linea Amplified, ed è... non si legge più tantissimo, strausato, ma sempre questo fucsia, simile allo Speak Louder. Questo qua. Allora, sempre questo qua che ho già nominato prima per lo Speak Louder, perché infatti si avvicina molto allo Speak Louder. Adesso ve lo metto a confronto. Vedete? Sono molto molto simili come rossetti. Questo è l'Impassionate e questo è lo Speak Louder. E infatti ho messo questo qua, lo Stay Matte della Essence, che era già, che avevo già inserito come più o meno dupe dello Speak Louder. Adesso ve lo metto di nuovo. Vedete che però si avvicina già un po' di più rispetto allo Speak Louder, si avvicina più all'Impassionate. Adesso vi tolgo questo che non c'entra. Più o meno siamo lì. Poi, sempre della Essence, sono tre della Essence. Uno Stay With Me, che è il numero 04, Trendsetter. Che però come finish siamo da tutt'altra parte, però... Il colore si avvicina. E poi, già fatto vedere prima, il numero 08 della Essence, che avevo già fatto vedere prima con il Candy Yum Yum. Ed è... Me lo metto proprio vicino a quello della MAC, ma vedrete che non è proprio uguale. Ed è questo qua. Quindi questo è quello della MAC, questi qua sono i tre più o meno dupe che sono riuscita a trovare. Altro rossetto con il quale ho trovato difficoltà, diciamo che allora ne sono rimasti 4 di rossetti della MAC e 2 ho trovato sempre difficoltà e 2 invece sono già più soddisfatta. Allora, questo qua con il quale ho trovato difficoltà è sempre della linea Amplified del Chatterbox. Sì. Ok, che è questo rosa. Della Essence. Diciamo che con lo 08 della Essence potete farvi un po' di rossetti. Cioè, sono tre rossetti MAC messi insieme, si può dire. Quindi sempre il 08 della Essence, ve lo metto qua. Solo che forse è un pochettino più fluo questo qua rispetto al Chatterbox, ma più o meno vedete che... Dalla telecamera sembrano identici, poi bisognerà vedere bene dal video come viene fuori. E poi un altro che ho messo, ma che secondo me è un po' troppo corallo, e che vi ho già nominato prima, è il numero 01, sempre della linea dei nuovi rossetti della Essence, Coral Calling.
un po' troppo pescato. Allora, cosa ho pensato? Questo è un po' troppo fluo, questo è un po' troppo pescato, ma comunque qua dentro vedete che c'è un po' di rosa pesca. Ho detto proviamo a mischiarli. Adesso provo a mettere un po' di dello 01 sopra il 08 e viene fuori questo colore qua, che rimane sempre un po' più pescato, ma diciamo che su per giù siamo lì. Box è un colore un po' strano, cioè un po' rosa corallo, un po' difficile da trovare. È un colore particolare anche quello. Poi torniamo di nuovo con lo 08 e il 10 della Essence. Comunque sì, sono lo 08 e il 10 della Essence, sono questi fucsia e io amo i rossetti fucsia. Praticamente della MAC ho molti rossetti sul rosa fucsia, no? E quindi più o meno tutti i dupes si avvicinavano a questi due rossetti della Essence. Comunque, linea satin della MAC, il Pink Nouveau. Questo rosa Barbie, bellissimo, molto molto pieno. Questo qua, e di questo ho messo sempre lo 08 e lo 010, però secondo me quello che si avvicina di più è il 10, cioè sembrano praticamente identici, scusate. E poi avevo inserito anche lo 08, ma che secondo me è un po' troppo più rosa rispetto al Pink Nouveau. Infatti vedete che il 10 c'è praticamente identico. Infatti tolgo l'8 perché ci devo dire che cioè, è lui, dupe del Pink Nouveau. E poi ho inserito anche un lip gloss, che è un lip gloss della H&M, che non so se c'è ancora in commercio perché l'ho preso un paio di anni fa, ed è il Pink Me Later, della linea dei rossetti tipo rossetti liquidi, non proprio lip gloss, perché sono molto molto scriventi. E ve lo faccio vedere qua, che è molto simile al Pink Nouveau. Vedete? Questo qua. Però devo dire che il 10 della Essence c'è praticamente identico. Cambierà un po' il finish, perché comunque quello della MAC è molto più pieno rispetto a quello della Essence, che è più cremoso, ma comunque cioè, i colori sono identici. Gli ultimi due sono... Allora, quello della quale sono più soddisfatta lo lascio per ultimo. Allora, con questo qua... Questo qua è un altro di quei rossetti che non sono riuscita a trovare un dupe, si può dire. Ne ho trovato qualcuno che proprio si avvicina, ma non ho trovato proprio un dupe perfetto. Sempre della linea Satin è il Fox. O Faux, non so mai come si pronunci. Che è questo nude, sempre sul rosato. Rosato marroncino. Questo. Ne ho trovati quattro, cioè... Ho cercato proprio di trovarne il più possibile, ma non sono riuscita a sceglierne uno. Allora, il primo è sempre il Femme Fatale della Essence, il 41, che avevo già messo come dupe di un altro rossetto, che era il Odyssey. Si avvicina, ma non è proprio quello. Poi anche il finish è completamente diverso. Questo, poi, sempre già nominato prima l'813 della Kiko, 813 di questa linea dei rossetti fatti così, ve lo metto qua, adesso ve li metto tutti e quattro, poi vediamo quello che si avvicina di più. Questo, lo 07 della Essence, che è il Natural Beauty, sempre della linea nuova, ve lo metto qua, ma questo qua è più rosato che... Questo, però comunque vedete che più o meno siamo lì. E poi questo qua della sempre della linea Pupa Volume, ma che era uscita con una collezione limitata. Comunque ve lo faccio vedere, il numero 303. Ed è questo qua. Adesso ve lo provo a mettere. Lo metto qua, ma questo qua secondo me è troppo, c'è troppo rossiccio, vedete questo. E il 07 della Essence. Questo qua è l'813 della Kiko. Questo qua è il 41 della Essence. E questo qua è quello della Pupa, che è quello che c'entra di meno, quindi lo togliamo.
Quindi rimangono questi tre che, come vedete, siamo su quella linea lì, ma i finish sono completamente diversi. E non ce n'è proprio uno uguale. Aspetta, questi pallini, perché stavo cercando di ritrovare. Ok. Non è proprio uguale, ma il colore su per giù è quello. Ok, e poi vi faccio vedere una rosetta della MAC della quale sono super soddisfatta, del tipo che ho trovato, perché è praticamente identico, tipo quello del Please Me. Ed è il, sempre della linea Satin, il... Oddio. Sì. Ce la posso fare per sto video. Ed è il Captive. Che è un colore molto molto autunnale, secondo me. Ma ce la fa mettere a fuoco questo marroncino qua, che vi metto qua. Vedete? Questo. E il dupe che ho trovato è uno veramente low cost, è uno della linea classica dei rossetti della Kiko. Vedete questi fatti così, che costano tipo 2,50 euro, ed è numero 10. Ok, che è questo qua. E guardate che sono praticamente identici anche come finish, cioè guardate, sono uguali. Dalla camera forse quello della Kiko appare leggermente più scuro, non so se anche dal video apparirà così, ma come vedete c'è, cioè, il colore è quello. E niente, questi sono i rossetti della MAC che ho con i dupe che ho cercato di trovare. Quindi in caso vogliate magari comprare un rossetto della MAC, cioè il colore vi piace ma non sapete come vi sta, potete provare a comprarne uno dei dupe, vedete se vi piace, potete immaginare che più o meno il risultato sarebbe quello. Ok, non è la stessa identica cosa, perché comunque il rossetto non è quello, cioè non è quello della MAC, è un dupe, magari il finish è diverso, cose del genere, però il colore su per giù è quello, quindi vedete un po' se come vi vedete, se vi vedete bene o male, e poi decidete magari di comprare quello della MAC, non lo so. Comunque, io ho finito, spero che il video vi sia stato utile, vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video, ciao!